Inizierei, ci sono, sì. Inizierei dando alcuni dati e alcune informazioni proprio rispetto al centro di ascolto, a quello che facciamo, alle nostre attività. Quindi, Stefano, se gentilmente metti le slide e poi io ti chiederò di andare avanti perché sei tu che guidi. Ok. Grazie. I dati che vi presenterò sono assolutamente aggiornati a ieri. Quindi andiamo avanti, Stefano. Allora, tutti noi sappiamo quanto la SLA preveda un incremento. C'è qualcuno? Un attimo. Posso chiedere cortesemente di mettere in muto il microfono? Allora, dicevo, tutti sappiamo che la SLA comporta una imprevedibilità del percorso clinico con delle velocità di progressione molto diverse, a volte drammaticamente veloci e viceversa, a volte molto lento, e che coinvolge tutta una serie di sistemi funzionali, la mobilità, l'autonomia, la deglutizione, la respirazione, la comunicazione e anche il dominio della cognitività e del comportamento. E qui in questo grafico vedete proprio le curve, sono chiamate i fenotipi rispetto proprio alle varie, ai vari corsi di patologia. Però a questa cosa si unisce il fatto che ancora oggi assistiamo a forti disomogeneità territoriali e che comportano quindi dei differenti modelli di presa in carico a livello ospedaliero, a livello domiciliare, a livello ambulatoriale, e questo ha anche evidentemente un impatto sulle competenze non uniformi dei team di assistenza. Andiamo avanti. E a questa cosa risponde proprio il centro di ascolto che nasce nel 2003 e che, come dicevo, è attualmente totalmente operativo con un numero di telefono dedicato e una mail dedicata. Andiamo avanti. Il centro di ascolto è composto oggi Non è un computer, un audio. da 18 professionisti. Però io non sento un cazzo. Qui vedete le foto dei diversi professionisti e se andiamo avanti possiamo vedere proprio chi compone il centro di ascolto, composto da due Eccolo qua, figure di maledetto. primo contatto di triage, è una parola che in questo momento si usa molto, ma che significa proprio raccogliere e smistare, tre neurologi, una psicologa, due pneumologi, due fisiatri, un esperto in ausili per la comunicazione, un esperto in complessità, un nutrizionista, Tecnologo. un assistente sociale, un infermiere, un medico palliativista, un consulente previdenziale e un consulente legale. Quindi si vede chiaramente come l'operato del centro di ascolto in realtà abbia un raggio d'azione molto ampio perché non si occupa soltanto di tematiche sanitarie, ma anche di tematiche sociali, previdenziali e legali. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete il trend crescente dei contatti del centro di ascolto dal 2014 al 2019, quindi siamo partiti da 1.500 contatti nel 2014 per arrivare quasi a 5.000 nel 2019. Questo trend crescente evidentemente ha un impatto quantitativo in crescita a livello numerico, ma anche qualitativo, perché quello che emerge è che molto spesso a fronte di un primo contatto si sviluppano e approfondimenti su tematiche anche molto complesse. E uno dei progetti che abbiamo in animo di così avviare nei prossimi mesi è anche quello proprio della misurazione della soddisfazione. L'abbiamo fatto a Campione un paio d'anni fa, ma vorremmo che fosse più strutturato. Quindi il centro di ascolto fondamentalmente funziona, come dicevo, su una logica di triage e di follow-up delle azioni, è in costante dialogo con i centri di riferimento e con i servizi territoriali e fa un po' da nodo, da collettore di tutte le tematiche complesse che si declinano
nella dimensione socio-economica, nella dimensione clinica e spesso anche nella dimensione etica. Andiamo avanti. Torno un momento ai numeri del 2019. Qui potete vedere a sinistra nella tabella i numeri rispetto, quindi i valori assoluti e le percentuali rispetto ai contatti del centro di ascolto, e nell'istogramma di destra invece proprio la ripartizione, dove emerge in modo molto chiaro che al di là del triage che ovviamente fa il lavoro iniziale, le due dimensioni prevalenti sono rappresentate proprio dall'intervento dell'esperto della complessità, che sono io, e del medico palliativista. E qui quindi introduco il concetto di complessità, andiamo avanti per favore, che abbiamo rappresentato con questa piramide, una piramide che vede alla base quella che abbiamo chiamato la gestione standard, che quindi è la prassi, la risposta codificata, ciò che risponde in modo, diciamo, abbastanza semplice, immediato e diretto a quelle che sono le tematiche cliniche assistenziali. A questa gestione standard si va a sovrapporre la media complessità, dove sono rappresentati anche gli aspetti sociali, finanziari, familiari, che quindi creano un ulteriore livello di complessità e che quindi comportano la ricerca di risposte aggiuntive che quindi non vengono ricomprese nel livello, se vogliamo, di base. Ancora più in alto si esprime quella fragilità clinica e assistenziale, e due esempi su tutti sono proprio il distress respiratorio e il distress esistenziale. Con la parola distress andiamo a indicare una situazione per cui, nonostante vengano messi in atto tutte le azioni terapeutiche e tutti gli approcci, quella situazione non trova un riscontro e quindi necessita di azioni più complesse, che ci spiegherà molto bene dopo la dottoressa Cattaneo. Andiamo ancora un attimo avanti. E qui invece vediamo proprio i dati degli ultimi mesi. Quindi vedete sulla sinistra il numero di pazienti nei mesi di febbraio, marzo e aprile, e sulla destra, nell'istogramma di destra, vedete i contatti per mese, dove si vede chiaramente che è stata ampiamente superata la media del 2019, che era di 416 contatti. Il mese di marzo è stato un mese che ha avuto un picco, e questo picco è stato di fatto determinato da due variabili principali. Il primo, relativo ai fondi per la non autosufficienza, in particolare una delibera lombarda che ha creato proprio molti contatti al centro di ascolto. E il secondo, abbastanza evidente, è stato il tema coronavirus. Ma non tanto perché il Covid, per fortuna anzi, abbia impattato sulla comunità delle persone con SLA, ma perché a seguito del Covid, come tutti sapete, molti servizi sono stati ridotti, alcune figure professionali, i servizi di alcune figure sono stati proprio interrotti, e perché quindi si è creato una situazione corretta di preoccupazione da parte delle famiglie, che hanno chiesto spesso al centro di ascolto come poter gestire questo momento di criticità. Andiamo avanti e di fatto in conclusione di questa mia breve introduzione. Ecco, qui non entrerò nel dettaglio, ma quello che voglio trasmettere è che tutto il processo del centro di ascolto è un processo estremamente strutturato. Questo diagramma di flusso mostra proprio quali sono i vari passaggi, quindi tutto ciò che viene fatto dal centro di ascolto viene tracciato, inserito in un sistema che è il CRM di AISLA, che è un sistema molto più ampio, ma che ci dà la possibilità poi di fare reportistica, di fare analisi, di andare a comprendere dove ci sono maggiori criticità e quindi poi interloquire con le istituzioni locali e anche le istituzioni nazionali. E questo triage, come dicevo prima, ha due risorse dedicate. E queste due risorse dedicate, andiamo avanti, Stefano.
che io ora introduco ci parleranno di quattro casi. Sono quattro casi che abbiamo seguito recentemente da centro di ascolto e che ben rendono l'idea di questa complessità data da questa somma di fattori. Le due persone sono Mara Rold, che conoscerete, ed Eleonora Zappia. Quindi io chiederei, Stefano, per favore, di attivare l'altra presentazione e passo la parola a Eleonora Zappia. Buonasera a tutti. Eccoci Eleonora, andiamo avanti, che ci introduce il caso di Giovanna. Il caso di Giovanna, vai Eleonora. Allora, Giovanna ha 54 anni, qui nella slide vedete che vive col marito, però in realtà negli ultimi mesi la situazione è un po' cambiata perché si sono separati. I parenti abitano lontani, i figli al momento stanno con il padre. È una situazione socio-economica alquanto fragile. Possiamo andare avanti. Il quadro clinico di Giovanna attualmente prevede una respirazione nella norma, un eloquio comprensibile, ma grosse criticità sono date dalla totale tetraplegicità di Giovanna, che non le consente nessuna autonomia. Per cui la modificazione dei cibi già è stata, la consistenza della dieta già è stata cambiata, è attualmente l'unico ausilio che ha in dotazione una carrozzina manuale che però non può utilizzare perché in casa sono presenti barriere architettoniche. Altro problema è dato dalla frequente incontinenza urinaria o fecale. Possiamo andare avanti. I servizi in dotazione a Giovanna prima dell'intervento di AISLA sono di un'invalidità civile, un indennizzo di accompagnamento che già era stato accettato. Non c'è un assegno di cura, non c'è un bonus, non c'è la presenza di ADI per stesso volere di Giovanna, una presenza saltuaria dei volontari solo per la compagnia. Sono stati attivati i servizi sociali attraverso il SAD, attivo tre ore al giorno, che è stato aumentato proprio di recente perché poco prima del nostro intervento era un po' minore. Possiamo andare avanti? Stefano, possiamo andare avanti? Gli interventi di AISLA dall'inizio dell'incontro con Giovanna sono stati molteplici. Abbiamo iniziato con dei trasporti attraverso l'operazione sollievo. L'operazione sollievo da AISLA è un fondo di raccolta che viene erogato a pazienti in difficoltà sotto varie forme. In questo caso Giovanna ha consentito dei trasporti da casa all'ospedale, dall'ospedale a casa. Soltanto negli ultimi due mesi abbiamo avuto oltre 60 contatti, oltre 60 interlocuzioni con il territorio per occuparci di tutti i bisogni di Giovanna. Attualmente, oltre alla segnalazione ai servizi sociali, è stata fatta una segnalazione al case manager ospedaliero per una presa in carico. Possiamo andare avanti. Le criticità di questo caso sono diverse. È emerso dall'inizio dei nostri contatti ad oggi una forte componente psichiatrica in Giovanna. Rifiuta qualsiasi tipo di supporto che non sia il SAD, per lei l'unica soluzione. Non è stato attivato un assistente sociale né un tutore. La situazione di solitudine di Giovanna la porta a vivere costantemente in una situazione di forte rischio, di forte pericolo. Non è stato ancora stilato da Giovanna un piano condiviso di cura per quanto riguarda il progredire della sua patologia. Quello che ad oggi abbiamo fatto, non si vince alla scheda perché è abbastanza recente, è un'operazione sollievo di un ricovero per un certo periodo in una struttura di hospice. Possiamo andare avanti con il prossimo caso.
Sì, chiedo a Mara Rold di illustrarci il caso 2 e il caso di Enrico. Prego Mara. Buonasera a tutti, grazie Stefania. Allora, questo è un altro caso che abbiamo seguito di Enrico, che ha 67 anni, un vedovo con una compagna che vive in un'altra regione e il loro progetto è quello del matrimonio. La compagna, per avvicinarsi a Enrico, si è presa un'aspettativa lavorativa. Possiamo andare avanti? Dicevo, la diagnosi è molto recente, solo di 4 mesi, e in questo momento il quadro clinico ha una compromissione della deambulazione, cioè Enrico non può camminare, come ausilio ha soltanto una carrozzina manuale. Riesce a parlare correttamente, la respirazione è nella norma, ma non ha un centro di riferimento al di là di quello che gli ha fatto, rispetto alla struttura che gli ha fatto la diagnosi. Possiamo andare avanti? I servizi in atto prima dell'intervento di AISLA erano l'invalidità civile che aveva chiesto, l'indennità di accompagnamento che ancora non aveva ottenuto e come accessi domiciliari soltanto la fisioterapia. Si è attivata una consulenza psicologica con i professionisti di AISLA attraverso il gruppo di aiuto, che è un gruppo condotto da una psicologa presso AISLA che fa parte del GIPS, che sarebbe il gruppo italiano di psicologi per la SLA. Inoltre, a fronte della di una consulenza previdenziale che ha avuto da un esperto del centro di ascolto, è stato riconosciuto il congedo biennale per la compagna che appunto si era trasferita, aveva un lavoro e si era trasferita a vivere con lui. Possiamo andare avanti? Quindi gli interventi di AISLA sono stati innanzitutto abbastanza contemporanei dal momento in cui la coppia è venuta in sede, ci ha conosciuto, abbiamo cominciato a capire quali erano insieme i primi bisogni. Sicuramente tra i primi era la scelta di un centro che potesse prenderla in carico innanzitutto per la rivalutazione della diagnosi e poi per la presa in carico, e quindi l'abbiamo orientata nella scelta di un centro che avesse tutti gli strumenti, tutte le equipe, anche se poi comunque la scelta è stata ovviamente di Enrico, e quindi l'abbiamo aiutata in questo. C'è stata poi la necessità per loro di una consulenza previdenziale, di cui vi avevo già parlato, anche di una consulenza legale, e possiamo andare avanti. Scusate, è l'attivazione comunque più completa dell'assistenza di domiciliare. Quindi le criticità di questo caso sono state il fatto che innanzitutto il disorientamento completo di Enrico di fronte a una diagnosi. Lui aveva solo questa diagnosi ma non sapeva nulla e quindi era molto disorientato. L'orientarlo a un centro di riferimento multidisciplinare o comunque per una presa in carico di tutte quelle che sono le criticità che sarebbero anche emerse da lì in poi. E il problema grosso è stato questo, che la necessità della compagna di Enrico e di Enrico di avere piena consapevolezza, di affrontare insieme questo percorso, perché per loro la risoluzione un po' del problema, il grande obiettivo era quello del matrimonio, come se il matrimonio, questo loro lindo d'amore, che era comunque un obiettivo bellissimo, avrebbe potuto risolvere in qualche modo il problema. Invece la necessità era proprio quella di far comprendere loro che i bisogni sarebbero cresciuti, che comunque c'era da adattarsi a questa nuova realtà, e noi siamo tuttora in contatto praticamente quotidiano per cercare di dar loro tutti i supporti perché questa cosa perché questo lavoro insieme possa aiutarli nel loro progetto, che era comunque sì il matrimonio, l'amore è bellissimo, però purtroppo bisogna fare i conti con questa malattia. Quindi AISLA è continuamente in contatto con loro. Grazie Mara. E prima di passare la parola a Eleonora per il terzo caso, ci tengo a precisare che evidentemente questi nomi sono nomi di fantasia, ma i casi sono assolutamente reali. Quindi, ok Eleonora, andiamo con il terzo caso, con il caso di Adriano. Adriano ha 59 anni, è coniugato con 2 figli, di cui un minore ancora convivente con la coppia e un altro, un figlio maggiore, che vive fuori casa.
i rapporti con la famiglia erano già tesi prima della diagnosi, perché era già stata diagnosticata una demenza frontotemporale. Per questo motivo il paziente era disoccupato. Possiamo andare avanti. La diagnosi di SLA è piuttosto recente, è stata diagnosticata circa 8 mesi fa. Come già detto, era già presente e diagnosticata una demenza frontotemporale che comporta nel paziente una marcata aggressività fisica e verbale con interventi di autolesionismo che hanno portato anche in passato a tentativi suicidari. Attualmente le sue condizioni sono di una marcata disartria e la famiglia ha richiesto tramite AISLA una seconda opinione per la conferma diagnostica. Possiamo andare avanti? I servizi prima di AISLA. Allora, prima di AISLA già era stata attivata l'invalidità civile, il paziente già effettuava sperimentazione farmacologica, non era attiva l'ADI perché le condizioni comunque del paziente non lo consentivano un'attivazione al domicilio. Non sono stati attivati i servizi sociali, non è stato predisposto un percorso di pianificazione delle cure, condiviso delle cure, e non sono stati fatti interventi abitativi. Possiamo andare avanti. Da quando abbiamo iniziato i nostri contatti abbiamo immediatamente messo in relazione la famiglia con un referente territoriale per il supporto di tutte le pratiche che potessero agevolarli e aiutarli nel loro percorso. È stata fatta una richiesta al neurologo del nostro centro d'ascolto per dare appunto la possibilità di una seconda opinione. In più è stata fatta una consulenza dal nostro medico palliativista che si è messo in contatto con i medici che già hanno in cura il signor Adriano sul territorio per valutare terapia farmacologica e eventualmente avviare un percorso di cure palliative al domicilio. Contestualmente è stato dato supporto psicologico al figlio maggiore. Le criticità in questo caso sono rappresentate da una fragilità sia clinica, evidente, che sociale ed economica. La famiglia non ha grosse possibilità economiche, non è pienamente cosciente della patologia del signor Adriano, motivo per il quale se da una parte viene richiesta una seconda opinione, la possibilità di entrare in una nuova sperimentazione, dall'altra viene contestualmente chiesto una sedazione per tenere più calmo il signor Adriano. Non è stato ad oggi individuato un amministratore né un tutore per il signor Adriano e attualmente AISLA continua a supportare a livello psicologico e anche mettendo ovviamente in contatto il centro medico territoriale con i nostri esperti per poter dare tutto il supporto sia alla famiglia che al signor Adriano. Grazie Eleonora e reintroduco quindi Mara che ci parlerà dell'ultimo caso. Questo è un caso veramente molto difficile, lo vedrete, e quindi Mara, prego, con il caso di Luisa. Ok, grazie Stefania. Sì, questo è un caso molto doloroso, molto complesso. Dicevamo prima, questi nomi sono di fantasia, per cui non abbiamo dato una collocazione di un nome nemmeno locale. Però in casi come questo, ad esempio, c'è stato un fortissimo supporto delle nostre sezioni territoriali che collaborano sempre con noi e con il centro d'ascolto. Tornando al caso di Luisa, che ha 75 anni e vive con un compagno che ha conosciuto poco prima della diagnosi, di un'altra nazionalità, per cui parla poco l'italiano e questo ha reso complicato le comunicazioni e gli scambi. I rapporti con la sua famiglia d'origine di Luisa sono molto tesi, al punto che non ha rapporti con le sorelle da anni.
La situazione socio-economica è molto grave perché Luisa vive in un alloggio che non è assolutamente adeguato, che non ha riscaldamento, che ha un servizio, ha servizi igienici praticamente inesistenti, una sorta di garage, per darvi un'idea. Possiamo andare avanti? Il quadro clinico è già compromesso perché non ha un'autosufficienza motoria, comincia a non riuscire la deglutizione, quindi ha un'iniziale disfagia, la dieta deve essere modificata perché lei possa deglutire e non è comprensibile il suo linguaggio. Anche la respirazione è fortemente compromessa, ad aggravare questo c'è un'incontinenza fecale urinaria che rende difficoltose comunque le azioni quotidiane e non ha nessun ausilio, nessuno. Possiamo andare avanti? I servizi nel momento in cui Aisla ha conosciuto Luisa, i servizi in atto in quel momento erano di fatto l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, per cui Luisa e il suo compagno vivevano di questo. Non c'era assegno di cura, non c'era nessun servizio domiciliare, c'era solo la presenza saltuaria di qualche amico e non avevano avuto nessun rapporto con i servizi sociali. Questo prima del contatto con Aisla. Andiamo avanti. Gli interventi di Aisla sono stati molteplici e sono stati paralleli, dai trasporti alla consulenza legale perché questi rapporti tesi con la famiglia, con le sorelle avevano creato delle criticità che hanno richiesto l'intervento di un legale. Immediatamente è partita un'operazione sollievo che è quella di cui parlava prima Eleonora, che in questo caso è consistita nel pagamento di bollette, di tutto quello che c'era comunque dal arretrato. Sempre parallelamente è partita un'interlocuzione con i servizi sociali del comune di appartenenza, perché il primo bisogno fondamentale era quello di dargli un alloggio che potesse avere questo nome, ma nel suo comune di appartenenza alloggi che avessero requisiti per il suo vivere in casa non ce n'erano, per cui c'erano liste d'attesa di 2 anni. Si è resa quindi necessario il trasferimento in un centro esperto. Un centro esperto che si facesse carico di tutta la patologia complessa che già a quel momento Luisa aveva. Possiamo andare avanti? Luisa si è aggravata mentre erano in atto tutte le azioni di Aisla, appunto con il territorio appartenente in questo bellissimo lavoro di collaborazione. Luisa si è aggravata e ha deciso che non voleva... voleva mettere per iscritto le sue volontà, non voleva che le sorelle arrivassero a mettere voce in una scelta che era sua. Il suo grande desiderio era quello di sposare il suo compagno. E, l'attività in quel momento era anche quella di riuscire a trovare il tribunale di riferimento, perché nel frattempo Luisa è stata dimessa dal centro esperto e sulla base delle sue scelte è stato cercato l'hospice che potesse ospitarla, l'hospice appunto che la seguisse nella sua scelta di cure palliative. Ma cos'è successo? Che nella sua città d'origine l'hospice non l'ha accettata, perché quell'hospice accettava soltanto pazienti oncologici. Per cui Aisla ha dovuto trovare l'hospice più vicino, ma che comunque non era nella sua città natale, che la ospitasse. Si è reso complicato anche a esaudire il suo desiderio di sposarsi, perché il suo compagno era sposato in un'altra nazione e quindi le pratiche purtroppo si sono allungate. Anche il desiderio di vedere la sua città natale e il desiderio di stare vicino al compagno in quest'hospice che comunque l'aveva accolta ma che era lontano dalla sua città ha fatto sì che nemmeno suo compagno riuscisse ad andarla a trovare, perché non aveva un mezzo proprio, perché era molto complicato per lui andare a trovarla nonostante gli aiuti di Aisla. E così tanto si è aggravata che Luisa è morta da sola, è morta in un hospice, lontana dalla sua città. E nonostante tutte le azioni che abbiamo fatto sul territorio, questa è stata il fallimento, è stata la fine. Aisla si è fatta carico poi delle esequie, del trasferimento della salma che fino a un certo punto era rimasta in questo hospice, e possiamo solo dire che nel 2020 non è giusto, non è possibile che esistano casi di questo tipo. Purtroppo però casi di questo tipo esistono. Mara ha usato il termine fallimento,
In realtà quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto e soprattutto sono state rispettate le volontà di questa persona di non subire interventi invasivi. Quello che non siamo riusciti a fare è di farle vedere per l'ultima volta la sua città e essere messa nelle condizioni di stare vicino alle persone a lei care. Infatti Prego Mara, vai. No, ho usato fallimento più come è un'emozione più personale, ecco, è un'emozione personale perché si vorrebbe sempre attraverso il centro d'ascolto avere tutti i risultati, avere risposte a tutti gli sforzi che diamo e anche quando non dipende da noi, anche quando gli sforzi sono immensi e non riusciamo a avere risposte dal territorio, è proprio solo un mio vissuto personale quello di dire fallimento, quando in realtà ci sono, i risultati ci sono, ma quando non riusciamo a avere appunto queste risposte, quindi scusate, è stata un'espressione più intima, ecco. No, ma assolutamente comprensibile, perché a volte arriviamo a un punto in cui condividiamo e sentiamo proprio questa fatica proprio di a volte di essere di combattere contro i mulini a vento, però è evidente che Aisla non possa e non debba essere, non può essere il supplente delle istituzioni. Noi ci muoviamo, esatto. Cerchiamo di fare rete proprio per attivare tutto quello che è possibile nelle nostre appunto possibilità. E qualcuno scrive nella chat, e lo scrive Giusy, mi sembra, più che un fallimento è una conferma delle necessità di Aisla. Beh, questo è un grande incoraggiamento, Giusy. Allora, adesso sarebbe previsto da Scaletta un momento di dibattito, però io propongo di rimandare il dibattito alla fine e tra l'altro, come ha scritto Giusy nella chat, nella barra in basso, voi avete un'iconcina, una nuvoletta chat in cui ciascuno può scrivere delle domande. Ma credo, proprio perché abbiamo illustrato questi casi, che sia di grande integrazione mostrarvi subito l'intervento della dottoressa Cattaneo, che è il medico palliativista di Aisla, che da anni collabora con Aisla, ha una grandissima esperienza nella gestione della complessità. E chiaramente la dottoressa Cattaneo è un consulente che si muove anche sul territorio, in questo momento evidentemente no, offre il suo supporto da remoto e questo è in totale assonanza con la campagna Distanti ma vicini di Aisla. Io, la dottoressa Cattaneo non può essere collegata in video direttamente con noi, ma ha fatto una registrazione che quindi chiedo a Stefano di cominciare a predisporre, ma è, credo, se Stefano me lo conferma, collegata telefonicamente e quindi al termine della visione del video possiamo aprire il dibattito e rispondere e condividere rispetto ai contenuti di questa giornata. Quindi Stefano, vai col video, grazie. Ok. Buonasera a tutti, sono Daniela Cattani, mi occupo di cure palliative da oltre 30 anni e da 16 invece affronto la sclerosi laterale amiotrofica. Questo breve monologo non ha lo scopo di affrontare tutte le tematiche della malattia e soprattutto tutte le tematiche della malattia a domicilio, ma quello di vedere quali sono gli aspetti nelle quali le tematiche si vanno ad affrontare. Gli obiettivi di un'assistenza domiciliare valida è avere la cura, la sicurezza e la tutela. Questi tre obiettivi sono ieri con certi contenuti, già oggi con qualche contenuto diverso, domani con contenuti che dovremo definire. Perché? Un nuovo agente c'è tra noi. Il virus, il Covid-19, che ha modificato nell'ultimo mese la modalità con la quale noi abbiamo assistito e abbiamo accompagnato l'evoluzione della malattia. La cura è quella ampia condizione che contraddistingue sia
gli aspetti farmacologici che gli aspetti tecnici, gli ausili, i presidi, le tecniche di supporto. I farmaci, voi ben sapete, sono vari, sono da personalizzare. Non esiste il farmaco che è funzionante per tutti e allo stesso modo. Il che significa poter avere qualcuno che monitora la risposta nel tempo. A domicilio questo dovrebbe essere fatto dal medico di medicina generale, dallo specialista d'organo, oppure dovrebbe essere fatto da un team multidisciplinare in cui i vari membri vanno ad affrontare le diverse problematiche nutrizionali, pneumologiche, psicologiche. Questo elemento così variegato di cura farmacologica si affianca poi ai presidi, agli ausili che necessitano di una conoscenza specifica della malattia, come anche quello relativo all'ambito farmacologico. Non può essere che qualcuno che abbia una conoscenza superficiale si addentri a dare consigli e a dare strumenti. Perché questo? Perché proprio la tipologia di malattia ci ha fatto capire che solo una conoscenza approfondita permette di dare il giusto mezzo nel momento corretto. L'evoluzione della malattia è continua, i cambiamenti ci sono e la necessità di riconoscere questi cambiamenti nel tempo, di progettare purtroppo i cambiamenti e le modalità di affrontarli è fondamentale per poter avere una sicurezza all'interno del domicilio. Avere quindi non solo gli strumenti inteso come farmaci, presidi, ausili, ma anche numeri di telefono, professionisti con cui poter dialogare. La telesorveglianza di questo periodo, che è stata molto promossa a causa della gente che è giunto fra noi, ci ha concesso di comprendere come certe modalità di ieri possono essere evolute nell'oggi e nel domani. E consentire quindi a noi di avere un modo ancora più integrato con i professionisti della cura. Quindi la possibilità di far sì che il territorio venga arricchito di quelle conoscenze che sono alla base per un'ottima assistenza domiciliare. Questo significa che molte attività che precedentemente potevano essere svolte solo in ospedale potrebbero essere invece trasformate in modalità assistenziale domiciliare e consentire quindi un minore accesso all'ambito istituzionale, alla struttura ospedaliera, che non vuol dire non andarci, vuol dire solo verificare quando e perché. Tutto ciò è sostanziale nell'ambito della sicurezza. La sicurezza è quella condizione che permette anche la rivalutazione della condizione della malattia, della condizione della modalità assistenziale. E questa rivalutazione deve essere fatta in tempistiche corrette per non incorrere in problemi. La base della sicurezza consente di dare la tutela. Nella tutela c'è il concetto dell'autodeterminazione, cioè della persona che può e se lo esprime, deve dare il consenso alle scelte terapeutiche ed eventualmente del luogo di cura. Ed eventualmente perché ben sapete che i territori sono spesso un po' poveri, anzi talvolta molto poveri, e quindi è molto difficile talvolta far coincidere il desiderio con la possibilità del livello assistenziale, e in questo senso intendo luogo di cura. Mentre è assolutamente possibile sempre il consenso rispetto alle scelte terapeutiche. Questo significa poter progettare in tempi abbastanza anticipati rispetto all'evoluzione della malattia ciò che si preferisce, il che vuol dire avere la conoscenza, avere la possibilità di elaborare la propria scelta, di condividerla con i propri familiari, consentire ai familiari stessi di elaborare le proprie scelte. E tutto ciò necessita di tempi e di professionisti.
Professionisti che non possono essere solo di un'unica figura professionale, non può essere un unico specialista, ma un gruppo di specialisti, un gruppo di professionisti che insieme aiutano a conoscere, ad elaborare e quindi ad esprimere la propria scelta, la quale dovrà essere poi chiaramente valida e per essere valida necessita che il paziente sia in grado di esplicitare la sua capacità di comprendere e di valutare il peso della scelta su di sé. Questo ha un elemento sostanziale, il tempo. È difficile poter scegliere se non si ha tempo, è difficile poter scegliere se c'è un cambiamento della propria capacità decisionale. Purtroppo questa malattia può dare dei disturbi di capacità decisionale, la cosiddetta demenza frontotemporale. Come questa malattia può dare delle difficoltà emotive e questo fa sì che magari è più complicato decidere. Come questa malattia si può manifestare una persona che ha già delle difficoltà di esplicitazione del proprio assenso, diciamo, cioè del fatto di scegliere, perché magari è affetta da disturbi legati a un quadro diverso, una demenza legata alla propria età. Tutto ciò fa sì che acquisire la conoscenza, poterla esplicitare, comporti un numero di professionisti che devono accompagnare. Ma come si può fare tutto ciò a domicilio? Non sempre ci sono tutti i professionisti. Ecco perché, grazie anche a questo momento particolare, l'integrazione della professionalità con la telesorveglianza potrebbe aiutare a superare la difficoltà di professionisti che in alcune zone possono essere poveri. La complessità nella SLA è un elemento sostanziale, fa parte del concetto cura, tutela e sicurezza. La complessità è quella condizione somma di vari elementi, quello sanitario, quello sociale, quello psicologico, quello finanziario. Poter avere un'ampiezza così di conoscenze, di declinazioni, non è realizzabile solo ed esclusivamente da un professionista. Non è realizzabile neanche da un'unica professionalità. Ecco perché tutto ciò continua a contraddistinguere un livello di multidisciplinarità. Però questo era più facile ieri, era più facile nel momento in cui si identificava una problematica in famiglia rispetto alla presenza, per esempio, di una malattia psichiatrica di alcuni membri familiari, non sto parlando del malato affetto da SLA, e quindi la possibilità di accedere a certe strutture come supporto di sollievo. Oggi è più difficile. Oggi abbiamo una gente che tende a creare condizioni di difficoltà all'accesso a certe strutture, a certi servizi. Era più facile ieri poter avere un normale percorso oncologico ed era più facile che un membro della famiglia di fronte a ciò potesse avere un po' di possibilità di continuare il supporto al proprio familiare affetto da SLA. Adesso è più complicato. La paura, la tensione che questo agente ha creato sta destabilizzando le nostre certezze già poche precedentemente. Ora però dobbiamo strutturare un percorso del futuro, dobbiamo pianificare bene perché la sicurezza e la tutela vengano mantenuti anche domani, siano presenti anche domani, nonostante l'incertezza di qualcosa che non sappiamo per quanto tempo arriverà. E non sappiamo come rimarrà. Il virus è da poco presente, quindi per noi è sufficientemente sconosciuto. Ciò non importa, ciò non deve crearci maggiore tensione, deve metterci solo nelle condizioni di programmare meglio, di pianificare meglio e di strutturare dei percorsi più integrati. Perché? Perché da un lato potrebbero esserci malati affetti da SLA con il Covid-19, già oggi ci sono malati che hanno avuto questa condizione. E quindi è importante che il team
che segue questo malato a domicilio ne sia a conoscenza, sappia leggere la presenza di sintomi specifici. Dall'altro, non potremo avere tutta la continuità che avevamo prima con i contatti professionali, con i contatti familiari, il che vuol dire ridefinire questi contatti come contenuto e come modalità. Così pure i percorsi ospedalieri, i percorsi nelle strutture dovranno essere necessariamente rimodulati per essere più coerenti con l'aspetto di imprevedibilità, il che significa che la sicurezza dovrà essere mantenuta all'interno delle strutture ospedaliere, degli ambulatori e anche del domicilio. Tutto questo è un grosso sforzo, perché vuol dire che nelle paure e nelle presenze ridotte di prima vi si aggiunge un elemento in più. Però io credo che noi siamo sufficientemente capaci e anche, mi permetto di dire, fantasiosi, per definire qualcosa di nuovo, qualcosa di fattibile, ma soprattutto che continui a mantenere la coerenza per la cura, per la tutela e per la sicurezza. Vi ringrazio e spero che se avete qualche domanda possiate farmela più tardi. Grazie Daniela. Grazie del tuo contributo, la conferma che la dottoressa Cattaneo è in collegamento telefonico, quindi se vi invito tutti a fare delle domande o nella chat o se qualcuno desidera può andare sull'angolino in basso a sinistra della propria finestrella, del proprio nome, e togliere, attivare il microfono e può fare un intervento, una domanda, una condivisione. Noi siamo qui. Allora, posso? Sì, certo. Sì. Mi è piaciuto tantissimo tutto ciò che ha detto la dottoressa Cattaneo. Veramente ha centrato in pieno tutta la problematica che attanaglia il malato SLA. Cioè, purtroppo io mi convinco sempre di più che l'ammalato sta bene, al di là del fatto che l'AISL fa tantissimo, ma quando c'ha una famiglia in grado di gestirlo alle spalle. Questa è una realtà, purtroppo. È lì che bisogna sempre cercare di lavorare, cercare di fare di più per tutelarlo. Questo è quello, diciamo, che io noto in tutti, diciamo. Se l'ammalato che sta bene accetta in qualche modo, tenta di accettare, è quello che purtroppo ha una famiglia in grado di gestirlo. Certo, questo è un tema importantissimo, Vincenzo, così come però, come abbiamo visto nei casi, in alcuni dei casi, ci sono purtroppo situazioni in cui non per non volontà della famiglia, ma proprio ci sono situazioni in cui questa famiglia, questo tessuto, questo contesto sociale, ma anche relazionale, familiare, eccetera, non c'è. E questo rende indubbiamente molto difficile. Più complesso, molto più complesso e più difficile. Sì, sì. È lì che dobbiamo cercare di fare il più possibile, diciamo, in questo senso, soprattutto per questi soggetti che alle spalle non hanno una gestione, diciamo, ottimale, fra virgolette. Sì. Va bene. Comunque, Massimo? Sì. No, Stefania, mi sembra che ci sia un messaggio di Giusy, che è una persona che ci sta seguendo, da quanto capisco. Io non sono esperto di tecnologia, quindi Stefano, credo che è una persona che ha scritto un messaggio molto interessante. Lo leggo anche io. Perché a proposito di questo, il Nemo qualche anno fa ha fatto un'iniziativa molto interessante che purtroppo non ha avuto un grande successo, però leggi il messaggio che poi magari, se volete, ne possiamo parlare un attimo.
Volentieri. Allora, Giuse ci dice: volevo condividere con voi alcuni aspetti che riguardano la possibilità di creare la propria identità vocale. Sono una terapista occupazionale esperta in comunicazione aumentativa alternativa e tecnologie assistive. Dico questo perché mi sembra che in Italia non c'è ancora una consapevolezza culturale diffusa anche di strumenti che sono normati dal nuovo nomenclatore, immagino che si riferisca al nomenclatore tariffario del 2017. C'è la possibilità di creare o salvare la propria voce con un modestissimo impegno tecnologico. La nuova voce può essere utilizzata su PC, tablet e sistemi appuntamento oculare. Grazie per aver... Okay. E ci ringrazia per aver letto il suo commento. Sì, credo che ci fosse un progetto My Voice, o forse sì. Non ricordo bene il nome. Sì, My okay. Voice. Sì. Ok. E non lo so, forse c'è Alberto collegato, o se vogliamo approfondire questo tema. Sì, è un tema tecnico, no? Che ovviamente che riguarda un problema di dimensioni importantissime, no? Per familiari ammalati. Però, insomma, è un problema tecnico. Che è vero che ci vuole poco impegno per farlo, ma io ricordo che quella iniziativa a me sembrava straordinaria, perché era proprio, veniva proprio incontro alle esigenze che diceva, che ricorda Giussi in questo messaggio, però non fece presa sugli ammalati e familiari, insomma, non fece tanto... non ebbe un seguito interessante e importante, tale da lasciare, diciamo, uno storico importante per poter lavorarci sopra, insomma. Giusy chiede di prendere la parola, ma prima di darla a Giusy, sto seguendo proprio la chat e ci sono un paio di domande. Una è sicuramente per la dottoressa Cattaneo, quindi gliela pongo. Ed è Adele che chiede: buonasera, complimenti per l'iniziativa. Nel caso di demenza frontotemporale, come si procede? E poi c'è una domanda sulla ricerca. A che punto è la ricerca? Daniela, se ci senti. Sì, sì, stavo attendendo che mi desse la parola. Buonasera a tutti. Domanda sulla demenza frontotemporale. Con questa parola si identificano vari livelli di difficoltà nella presa di decisione, perché una demenza frontotemporale può avere un'evoluzione, possiamo incontrare la persona in un momento iniziale e quindi ancora in grado di avere delle capacità decisionali che devono essere logicamente vagliate, verificate con una valutazione neurocognitiva, con delle modalità anche di tempistiche diverse rispetto alle richieste e alle risposte. Però, come dice del resto la legge, la 219 del 2017, anche di fronte a una persona che appare con delle difficoltà cognitive, io devo metterla nelle condizioni di poter comunque esprimere la sua volontà e la sua preferenza. E quindi è possibile perseguire nelle fasi iniziali, ribadisco, questo presupposto. Diventa più difficile quando purtroppo il danno è tale che la persona non riesce a riconoscere neanche se stessa, quindi non può esplicitare un vero consenso, un valido consenso a qualsiasi tipologia di proposta, anche se non fosse una proposta medica, ma di altro genere. In questo caso bisognerebbe, questo almeno è la posizione etica consolidata, ricostruire la bibliografia, cioè ricostruire la storia da un punto di vista di modalità di vita di questa persona, per poter verificare se all'interno di questa vita ci sono state non tanto delle esplicitazioni rispetto alle scelte, perché probabilmente questo non è possibile, ma delle
condizioni riconosciute dalla persona coerenti o no rispetto alla sua vita futura. Questo sappiate che è stato uno degli elementi che ha dato origine a delle sentenze, quindi stiamo parlando anche di un aspetto giuridico che è stato riconosciuto nella ricostruzione appunto della storia, della storia bibliografica della persona. E quindi dal punto di vista della demenza frontotemporale potremmo mettere in atto, io dico potremmo perché vuol dire avere tempo, vuol dire avere anche un team che desidera portare avanti questo tipo di progetto, quando parlo di un team logicamente di cura, per quanto riguarda la volontà della persona che rimane tale anche se ha un disturbo di memoria o un disturbo cognitivo, quindi di capacità di decisione. Per quanto riguarda la ricerca, io mi permetto di dire che forse sono la persona meno precisa e per correttezza preferirei che questo venga esplicitato da un neurologo, cioè da coloro che si occupano in modo precipuo della tematica della ricerca. Io logicamente seguo la ricerca, ma non sono in prima linea. Degli spazi della città. Inizieranno quest'estate le sperimentazioni sull'uomo di un vaccino contro il SARS-CoV-2. Qualcuno sta sentendo il telegiornale? Ok, rispetto alla ricerca non abbiamo un neurologo che ci possa aggiornare. Il nostro sito è comunque costantemente aggiornato rispetto a tutto ciò che viene nel mondo condotto a livello di ricerca scientifica e possiamo ipotizzare di mandare quindi a tutti i partecipanti l'aggiornamento del sito in modo tale che tutti lo abbiano a disposizione. C'è un'altra domanda che mi sento di generalizzare, nel senso che è specifica ma la possiamo fare a livello generale, ed è quella: in questo momento, laddove ci siano pianificate dei follow-up, delle visite di controllo, se e come è opportuno, laddove le strutture siano operative, gli ambulatori siano operativi. Daniela? In merito a questa domanda, che è un po' l'aspetto che accennavo nel video, è importante che la persona che accede alla struttura sia sicura e tranquilla, altrimenti è logico che tende a procrastinare e questo potrebbe essere un punto critico. Molte strutture hanno costruito dei percorsi che noi definiamo puliti, il concetto è percorsi tutelanti le persone e consentire quindi l'accesso in programmazione, che vuol dire che io accedo e non rimango in sala d'attesa, che io accedo in un orario specifico, accedo attraverso un percorso che magari non è quello abitudinario, non è quello che seguivo precedentemente, ma è diverso, ma è quello che mi tutela per arrivare in quell'ambulatorio. È logico che mi troverò di fronte ad un medico che purtroppo avrà dei presidi, voi li conoscete ormai, avrà una mascherina, avrà dei guanti. La maggioranza dei colleghi utilizza anche dei camici monouso. Lo scopo non è per far sì che loro, cioè che io come medico sia tutelato, ma che voi siate tutelati. Considerando che nella stessa giornata io incontro più persone e considerando che questo benedetto agente, abbiamo visto, abbiamo ormai testimonianza, che ha la capacità purtroppo di dare origine a un'infezione indipendentemente dai sintomi, è corretto nei confronti della persona che io incontro e soprattutto di una persona affetta da SLA, che è per la patologia stessa una persona fragile, avere la massima tutela e sicurezza. Quindi devo io mettermi nelle condizioni, io come sanitario, di accoglierlo nel modo più corretto. Quindi quando vedete i colleghi o gli infermieri o i fisioterapisti che utilizzano dei DPI, cioè degli oggetti a tutela della parola, a tutela delle mani, a tutela del corpo, non è nei confronti dell'operatore,
innanzitutto nei confronti della persona a cui si rivolgono. Tutti i giorni io visito malati e tutti i giorni io accedo, vado a domicilio, alle case di queste persone, anche affette da SLA, e ogni giorno cambio per ogni malato il mio camice, i miei guanti, la mia mascherina, la mia visiera, perché lo scopo principale è non essere purtroppo causa, proprio perché noi continuiamo ad avere contatti costanti, non abbiamo un contatto singolo rispetto alle persone malate e anche rispetto, se volete, ai professionisti. Quindi la cosa che tutti stanno mettendo in atto in tutte le strutture e dei percorsi. Alcuni le hanno già costituite, le hanno già sperimentate, le hanno già realizzate, altri si stanno attrezzando. Grazie, grazie Daniela, e prendo spunto da questa tua risposta per dire che proprio all'interno della campagna Distanti ma Vicini del progetto, proprio nell'ultima settimana, in occasione di persone che avrebbero dovuto recarsi ai centri di riferimento, nel caso specifico per fare dei cambi cannula, ma questa cosa non era possibile, AISLA ha provveduto attraverso un professionista, in questo caso un pneumologo e o un anestesista, a recarsi al domicilio in alcuni casi, e in un altro caso queste persone sono ospite di un RSA e quindi il cambio cannula è stato effettuato presso l'RSA, cioè il professionista si è recato nell'RSA e ha fatto il cambio cannula a 4 persone. Ok, io direi che ci chiedeva appunto la parola Giusy, quindi se Giusy vuole dire due parole rispetto al progetto, poi se ci sono altre domande, altrimenti ci avviamo alla conclusione. Io vi ringrazio perché intanto mi dispiace di non aver abbastanza diffuso questa informazione, perché vedo che molti colleghi a cui l'avevo mandata ho visto che non sono presenti, mi dispiace, invece questo ci fa sentire anche meno soli. Dunque no, volevo semplicemente dire questo. Il lavoro fatto dal NEMO era un lavoro anche di fundraising, è un'altra cosa. Erano piccole donazioni che chiunque poteva fare anche con il proprio messaggio vocale che le persone con SLA poi potevano riutilizzare. Questo invece è un approccio diverso che si usa in altri paesi, soprattutto Stati Uniti, Canada e anche in Australia, per affrontare il problema dell'identità vocale. È un semplice software che si può utilizzare anche in casa. Il costo è coperto completamente dal nomenclatore e consente o di salvaguardare la propria voce, quindi tesaurizzare la propria voce per scrivere qualunque tipo di messaggio anche in futuro, oppure avere un donatore, cioè scegliere un donatore, qualcuno che la persona può scegliere e che si rende disponibile a fare insieme alla persona questo percorso. Non è complicato, ve l'assicuro, però ecco, è un modo diverso di affrontare il problema della mancanza della parola, soffrire tantissime persone che ho conosciuto con la SLA, per questo ve l'ho segnalato, non è solo un problema tecnico, è un problema identitario molto spesso. Grazie. Grazie a lei, Giusy. Magari se ci manda delle informazioni possiamo così analizzare, ok? Va bene, vedo che ci sono dei commenti, però sono più che altro commenti e non domande, però magari se volete direttamente prendere il video e voce è forse più semplice.
No, io volevo riprendere l'ultimo intervento di Giusy. Alberto Fontana. Sì. Il tema della voce è sicuramente un tema importante, e lo spirito col quale abbiamo iniziato l'attività di progettazione di My Voice era proprio ispirato a quanto in America e in Canada viene fatto sul tema della voce, quanto sia importante questo archivio che custodisca la voce, anche perché ha un impatto molto, molto importante nelle affettività. Il registrare la voce è una sorta per così dire, di testamento anche, no? Che si lascia alle persone care che si hanno a fianco. Lo strumento del My Voice che noi abbiamo lanciato con la piattaforma che permette di scaricare il software per poter registrare, noi l'avevamo orientato e l'abbiamo orientato su due aspetti. Il primo, registrare la voce, perciò utilizzare un sistema molto semplice che attraverso lo scarico di questo software che costa 2 euro è possibile intanto archiviare la propria voce e una serie di messaggi che possono farsi propri. Noi abbiamo iniziato a archiviare una serie di parole perché quello che stiamo cercando di portare avanti, e devo dire con tantissima fatica, è quello poi di trasformare l'audio all'interno dello strumento che viene utilizzato per parlare e perciò sostituire quella voce metallica che molto spesso accompagna le nostre le giornate. Sono contento che Giusy abbia ripreso questo argomento perché credo che sia molto importante e sia per certi versi un tema sul quale dobbiamo continuare ad investire sia in termini di tecnologia ma anche di sensibilizzazione nella nostra comunità, di quanto è importante. Io avevo avuto modo di incontrare il promotore di questa iniziativa che avevamo avuto modo di vedere insieme ai terapisti occupazionali quanto era realmente importante questo tipo di azione, no? Di registrare la propria voce, una serie di messaggi da lasciare ai cari, perciò credo che sia importante anche in questa occasione averlo ribadito per portarlo avanti. Ecco, perciò sono grato a Grazia, a Giusy che l'ha riposto. Loro sono Valentina, Claudio, Alessandra, non si conoscono, lavorano in... Ok. C'è qualcun altro che vuole intervenire o vuole fare qualche domanda? Sono dei messaggi, Stefania, interessanti. Come ho notato quello di Giusy. E il problema che non era, Giusy non era solo una raccolta fondi, come ha spiegato ben Alberto. Certo. Dunque, io sto leggendo, perché faccio un po' fatica. Andrea Del Viscio. Allora, Andrea Del Viscio scrive un messaggio molto lungo relativo a una struttura, no? Se volete lo leggo a tutti. Dice, sono un figlio di una signora di 65 anni che si è ammalata di SLA. Comprensivamente all'aiuto medico-farmacologico ci hanno consegnato gli istituti Humanitas e Dognocchi di Milano. Vorrei esprimere che il sostegno multidisciplinare andrebbe meglio spiegato. Parlo perlomeno dal punto di vista personale. Credo che in questi casi non debba essere il paziente o i familiari a procurarsi una terapia assistenziale ad hoc, ma tutta l'infrastruttura dovrebbe, perlomeno credo, aiutarci a far fronte alla situazione. In tal caso mi riferisco proprio alla situazione di emergenza Covid attuale, causa a cui la fisioterapia è del tutto abbandonata, creando dei notevoli peggioramenti persino giornalieri. Chiedo scusa se tutti sono già a conoscenza dell'eventuale risposta, ma non trovo in nessun modo, con nessuna chiarezza empirica, cosa necessario fare per aiutare mia mamma. Grazie. Grazie. Allora, qui chiederei sempre a Daniela di intervenire sulla scorta del fatto che siamo naturalmente a conoscenza che alcuni servizi, tra cui la fisioterapia e il supporto psicologico domiciliare, sono stati sospesi non per cattiva volontà, ma proprio per rispettare le disposizioni.
che probabilmente riprenderanno, ma chiederei a Daniela se vuole approfondire. Non c'è più Daniela. Ok, Daniela non c'è, provo a rispondere io, nel senso che... Ci sono. Ah, se scusa. Vuoi, parla tu. No, 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 parla tu. Non vedevo che prendevi... Non vi sentivate, probabilmente. Ok, esatto. No, volevo solo dire che in alcuni territori già dai primi di marzo è iniziata questo supporto della fisioterapia, della logopedia, del supporto psicologico e, mi permetto di dire, anche di alcune valutazioni pneumologiche attraverso la videochiamata, attraverso la teleassistenza. Questo è possibile nel senso che la logopedista tutte le settimane fa esercizi con il malato, il quale continua con gli esercizi durante gli altri giorni, con una pianificazione condivisa in base alla difficoltà che in quel momento è stato valutato, e ciò vale anche per la fisioterapia. Certo, si doveva avere precedentemente già una conoscenza, questo è un presupposto, quindi almeno un incontro o comunque la possibilità di una valutazione, e la maggior parte di coloro che hanno continuato questa attività di fisioterapia, di logopedia e di supporto psicologico anche, sono state fatte proprio perché i professionisti territoriali erano già conosciuti. Questo ha fatto sì, da un lato, di non incorrere in quello che giustamente è stato appena detto, cioè vedere un peggioramento e non aver messo in atto delle tutele a questo eventuale punto critico, cioè il fatto di non poter accedere a una palestra, non poter accedere a un ambulatorio, non poter accedere a una rivalutazione. Da un punto di vista anche pneumologico sono state messe in atto una serie di possibilità per quanto riguarda, per esempio, alcuni esami che si possono fare tranquillamente a domicilio e letti a remoto, cioè a distanza. Quindi in realtà io credo che è legato soprattutto alle possibilità dei team territoriali, sto parlando proprio delle persone che lavorano a domicilio, quindi non sto parlando delle strutture ospedaliere, dove in questo momento è molto complicato chiedere a loro di mettere in atto anche questa tipologia di assistenza, perché voi sapete perfettamente che in molte realtà la neurologia e la pneumologia si è trasformata in reparti Covid. Quindi questo è il punto critico che purtroppo, soprattutto in alcune regioni d'Italia, ha portato a una difficoltà a continuare a mantenere le tempistiche corrette di assistenza ambulatoriale o di vigenza. Quindi questa attività domiciliare è stata più coerente, come diceva Stefani, anche ai decreti nazionali o a quelli regionali, cioè alle regole che sono state date dai sanitari, e sempre allo scopo, ribadisco, di ridurre la possibilità di contagi provenienti da professionisti che, poiché hanno continuamente contatti plurimi, possono dare origine purtroppo ad una possibilità. Questo è un aspetto che dobbiamo sempre ricordarcelo. Perché lo dico? Perché è qualcosa che dovremo pensare anche per il domani, come fare a continuare un'attività di supporto, di tutela ambulatoriale, domiciliare o in degenza, considerando che questa gente purtroppo non scomparirà subito. Bisogna trovare, come dicevo, delle metodologie diverse, sono possibili, ci sono realtà territoriali che l'hanno fatto e, per quanto mi è parso come ritorno, con buoni risultati dal punto di vista proprio di risposta, non soltanto, scusate se dico di tipo emotivo, perché la persona era seguita, ma anche dal punto di vista proprio tecnico, con risposte corrette. Ok, grazie Daniela. E ci sono Paola. Paola, infatti, agganciandosi a quello che dici tu, o a quello che ha detto la dottoressa Cattaneo, dice: infatti per noi il problema della visita pneumologica è proprio dato dal fatto che l'ospedale dove dovremmo recarci è diventato un centro Covid. Gianfranco invece ci chiede: vorrei sapere come attivare il servizio di cambio cannula a domicilio, grazie. A Gianfranco chiederei di inviare una mail al centro di ascolto con i suoi riferimenti, ci metteremo rapidissimamente in contatto, cerchiamo di capire rispetto al territorio se come riusciamo a
ovviare a questo rinvio e attivare un cambio canola al domicilio. Posso? Sì, certo, Carlo, certo. Dite se mi sentite. Sentiamo forte e chiaro. Perché a me è successo di andare tutte volte all'ospedale. Una volta per il cambio PEC, perché non riuscivo a uscire. Una volta per tante cose, volevano la firma. Ho dovuto alla fine andare da un notaio, fare la procura a mia moglie. E mi è costato 500 euro. Ma è possibile nel 2000 pagare ancora per una firma? Che io, quando ero all'ospedale, dicevo di sì con la testa, anche con la parola. Però loro volevano la firma. È una cosa un po'... Sì, se posso provare a rispondere, poi magari la dottoressa Cattaneo integra. In realtà, allora, ci sono due modalità. Uno è la procura alla firma, immagino che è quella a cui si è riferita lei, sì, che richiede un notaio e quindi un esborso economico, sì, esattamente come lei ci ha raccontato. L'altra possibilità è l'attivazione di un amministratore di sostegno che invece non ha costi se non i bolli, insomma 50 euro, e che peraltro ha un raggio d'azione decisamente più ampio. Però, se non ho capito male, si trattava del consenso a un atto terapeutico, no? Quindi sì. Perfetto. Allora, noi abbiamo una legge, io non so a quando si riferisca, ma abbiamo una legge, che è la legge 219 del 2017, che dice chiaramente che il consenso può essere rilasciato, consenso, il dissenso, eccetera, può essere rilasciato non solo con la firma, ma con strumenti di comunicazione aumentativa alternativa, come i comunicatori oculari, come una videoregistrazione, eccetera. Tant'è che con la dottoressa Cattaneo, lei è molto esperta, ma io ho avuto la possibilità di seguirla in alcune situazioni, abbiamo anche realizzato un piano condiviso di cure attraverso una videoregistrazione. Quindi forse questo percorso poteva essere fatto diversamente. Ma il problema è nato quando è stato l'operatore che non riusciva a tirarmi fuori la pelle. Volevano la firma per andare avanti. Sì. Doveva essere una cosa veloce. Sono usciti e hanno fatto firmare mia moglie facendo finta che l'avevo fatta io. Sì, credo che valga quel che ho detto, nel senso che bastava un consenso o un dissenso espresso anche con una video, con un telefono cellulare e un breve video. Quando posso chiedere quando è successo questo episodio? No, due anni fa, circa un anno e mezzo, due. Quindi dopo il 2017, dopo il dicembre 2017? Sì. Beh, lì lascio la parola alla dottoressa Cattaneo. No, ancora una domanda, se posso. Certo. Perché tanti farmaci che mi prescrive il dottore non sono ancora a pagare? Io faccio un esempio. Prendo, come si chiama? Il Movicon. Sana le supposte per andare di corpo. Se io prendo all'estero, ad esempio dalla Francia, ne pago tre volte di meno. E qua in Italia tutto a pagare. Sono tutte piccole cose, però dopo arriva il fine mese, è un po' come... Dottoressa Cattaneo? Allora, rispetto al consenso, mi spiace molto.
Però sono consapevole che molti miei colleghi non hanno l'abitudine di fare questa cosa molto semplice, come ha detto Stefania, che era semplicemente registrare la sua voce e il suo volto con loro che logicamente facevano le domande anche durante la seduta in cui lei era quindi su questo lettino in endoscopia e prendere il proprio consenso. Assolutamente legale, veniva poi tracciato all'interno della cartella ospedaliera. Io francamente questa cosa non la comprendo. Tenga presente che quello che poteva essere fatto è coinvolgere sua moglie, se lei lo desiderava, quindi era sempre lei che doveva decidere come fiduciario, cioè come colei che in qualche modo nel momento in cui durante l'operazione lei avesse perso la conoscenza, metteva in atto tutte quelle tutele rispetto al consenso che lei aveva dato nei confronti dei miei colleghi, tradotto, cioè avrebbe fatto sì che loro facessero esattamente quello che lei aveva detto che si potesse fare, né più e né meno. Ecco, questo è qualcosa che per la mia esperienza nazionale è ancora purtroppo non così diffuso. Non è che c'è una reticenza da un punto di vista legale, perché tutti pensano a questo, in realtà non c'è conoscenza. Quando io racconto in maniera molto semplice in qualsiasi regione d'Italia questa possibilità, tutti rimangono sbalorditi e vi dico che poi tutti si mettono a farlo, proprio perché non soltanto consente alla persona come lei dire ciò che desidera indipendentemente da terzi, quindi non essere legata a degli aspetti, non riesco a firmare, non riesco a esplicitare bene con la parola perché la mia parola non è chiara, perché basta saper fare le domande in maniera corretta ed avere con anche una mimica facciale le risposte. E quindi vi posso assicurare che è assolutamente legale, tracciato ed è un consenso valido. Rispetto ai farmaci, io purtroppo dovrei entrare in un aspetto più ampio, non credo che sia il momento corretto. Conosco molto bene questa tematica, spesso vengono prescritti dei farmaci che non sono dispensati col sistema sanitario regionale, oppure quei farmaci che vengono proposti da noi medici non sono quelli che poi danno efficacia e quindi c'è una ricerca di farmaci alternativi. Sarebbe opportuno discuterlo con i colleghi, cioè cercare di risolvere questo aspetto andando a capire effettivamente perché non è possibile una via alternativa rispetto a questi prodotti, oppure se il prodotto proveniente dall'estero è propriamente quello più adeguato, ci sono in ambito nazionale delle leggi per l'utilizzo di molecole, non le chiamiamo così, cioè farmaci, che sono comunque della UE e che in Italia non sono ancora disponibili o non sono disponibili per quella tipologia di malattia. Questo purtroppo diventa un dialogo con il centro, per cui è una risposta che sarebbe scorretta la mia. Bisognerebbe parlare con il centro e capire qual è la motivazione e come mai le proposte portano poi a un impegno economico. Posso dire una cosa? A proposito di questo, io vorrei permettermi di dare un consiglio. AISLA è organizzata abbastanza bene, si può sempre migliorare, però io credo che siamo organizzati abbastanza bene, questo grazie al lavoro quotidiano di tantissime persone. Proprio quando i familiari e gli ammalati si trovano di fronte a decisioni che creano pensieri, no? Creano disagio, non solo economico ma anche psicologico, no? Io una telefonata ad AISLA la farei, perché grazie a Dio abbiamo tutti gli esperti a disposizione per quanto riguarda la parte medica, poi abbiamo gli avvocati, i commercialisti a disposizione per un supporto legale e amministrativo. Quindi prima di andare dal notaio e buttare letteralmente 500 euro,
Io una telefonata l'avrei fatta, l'avvocato Fabi ti avrebbe consigliato assolutamente di aspettare e di fare quello che ti hanno spiegato bene Stefania e Daniela. E questo è il punto. Qui siamo una bella comunità, no? Dovete approfittare di questo, dovete proprio qualsiasi cosa, no? Dice aspetta che faccio una telefonata. Fate chiamare, no? Se non potete voi, i vostri familiari o le persone care vostre, e fate chiamare al centro d'ascolto o direttamente alla segreteria e ponete il problema. E io sono sicuro che una risposta ce l'avrete, perché siamo organizzati bene. E diciamo che questa oretta insieme, oretta e mezza insieme, ne è la testimonianza. Noi questo dobbiamo fare. Noi dobbiamo trovare soldi per la ricerca e stare accanto ai familiari e agli ammalati per migliorare la loro qualità della vita. Questo è il nostro dovere. È semplice. È complicato farlo bene, ma è semplice. No, noi questo l'abbiamo capito. Perciò ci siamo organizzati bene, ma dobbiamo migliorare sempre di più. Perciò approfittate di questo. Perché mi fa male sapere, Carlo, che hai speso 500 euro senza motivo. Onestamente, te lo dico davvero, cioè, da cittadino, prima che da presidente di AESLA o da uno che è impegnato, no? Mi dà fastidio proprio, perché non è giusto. Quindi, vi prego di farlo, di chiamare. Beh, io credo che non ci possa essere una conclusione migliore di quella che ha dato il nostro presidente, quindi contattate assolutamente il centro di ascolto, trovate tutti i riferimenti sul sito, la mail è centroascolto@aisla.it, il numero di telefono a memoria non lo so, ma è nella home page, e quindi considerato anche l'ora, ecco Stefano, come sempre efficientissimo, ci mette tutte le informazioni. E io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio Mara Rold, Eleonora Zappia, ringrazio la dottoressa Cattaneo, ma ringrazio soprattutto voi. Quindi a presto, magari organizziamo un altro evento di questo tipo se ritenete possa essere utile. Grazie a voi della... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Buona serata.